Ma guarda, molto rapidamente, ovviamente non discuto con Sgarbi, mi pare inutile, lui stesso ha detto che non vuole più discutere su questo tema, quindi non farò assolutamente, non dirò assolutamente nulla per convincerlo o per dissuaderlo dai suoi convincimenti. Voglio solo dire che il paragone con il non vaccinato che non vuole prendere l'aereo è sbagliato, perché il non vaccinato non è uno che non vuole prendere l'aereo, è uno che minaccia di dirottare l'aereo. Quindi è un'altra faccenda, cioè non ha un atteggiamento di tutela dei suoi diritti individuali, ha un atteggiamento di minaccia dei diritti collettivi e della comunità. Questo è il punto da cui dovremmo partire. Dopodiché io capisco perfettamente che dal punto di vista estetico la posizione di chi rivendica la sua libertà anarcoide è fantastica, diciamo, Vabbè, futuristi, esteticamente surrealisti. Sgarbi non sbaglia mai. Esteticamente meraviglioso, diciamo, però stiamo parlando di vite umane e siccome stiamo parlando Allora, di vite scusami umane, è Antonio, molto più tu non importante. ci crederai, ma devo correre in pubblicità e poi devo